Registrazione avviata, Presidente. Grazie. Buongiorno a tutti. Oggi 15 settembre diamo inizio alla seduta della quarta commissione consiliare. Il segretario la prego di chiamare l'appello. Buongiorno, sono la signora la segretaria supplente Adele Vicari. Giorno 15 settembre alle ore 9.08. Procedo all'appello e a tutti i presenti gentilmente mi darete il consenso alla registrazione. Presidente Inserillo, lo vedo presente. Presente, acconsento. Cancilla. Buongiorno, presente, acconsento alla registrazione. Randazzo. Buongiorno a tutti, presente, acconsento alla registrazione. Orlando. Non lo vedo. Di Pisa. Non lo vedo. Agli altri ospiti, gentilmente darete il vostro consenso alla registrazione. A lei la parola, Presidente. Grazie, do il benvenuto all'agente della Polizia Giudiziaria, che mi perdoni, mi sì, può ripetere il suo nome. Ispettore Diliberti, Rosario, che acconsento alla registrazione. Grazie, dottoressa Speciale, buongiorno, le do il benvenuto. Le chiedo, come da prassi, di acconsentire la videoregistrazione. Do il consenso. Mi sembra che non... Sì, allora la dottoressa Anastasio ha avuto un problema privato, diciamo familiare, quindi si scusa se riesce a collegarsi durante l'incontro, bene, viceversa si scusa, ovviamente mi ha detto anche che c'è la dottoressa Speciale in qualche modo. Ok, va bene. Grazie, consigliere Randazzo. Allora, noi come voi ben sapete abbiamo iniziato un percorso, siamo stati investiti da questa iniziativa dalla dottoressa Speciale, dalla dottoressa Anastasio, che ci sollecitavano un regolamento per lo sgambamento dei criminali. Noi sulla bozza che c'è stata fornita dalle due dottoresse, cioè abbiamo fatto un lavoro, abbiamo fatto incontri anche con le polizie municipale e siamo arrivati ad un regolamento che ovviamente per condivisione ma anche per essere confortati anche dal vostro parere vi abbiamo girato la scorsa settimana in maniera tale che poi avete potuto dare lettura di questo regolamento e oggi ne possiamo discutere insieme, perché se abbiamo il vostro assenso, così come dal regolamento, lo invieremo alla Presidenza del Consiglio per calendarizzare eventualmente l'approvazione in Consiglio Comunale. Quindi chiedo se la dottoressa Speciale o il dottor, mi deve perdonare, io non ho memorizzato il suo cognome. Diliberti Rosario. Diliberti, mi scusi. No, il dottore Diliberti, se chi è che dei due vuole intervenire per diciamo concludere questo percorso che ci ha visti partecipi in questo, nella stesura di questo regolamento. Chi vuole? Inizio io. Inizio. Prego. Io. Prego, prego. Allora, intanto mi devo complimentare perché è stato fatto veramente un buon lavoro. Dettagliato e completo, anche se io avevo trovato alcuni punti che sarebbe opportuno, secondo me, secondo noi la Polizia Municipale, andare ad inserire per avere più praticità poi nel controllo e nelle verifiche che ne verranno fuori. Non sono molti, anche se l'argomento è abbastanza complesso. Un primo punto è dove si parla, tra l'altro viene richiamato più volte, l'obbligo per l'accesso alle aree ai cani vaccinati. Cani vaccinati è un po' troppo generico. Intanto devo anticipare il fatto che non c'è nessun obbligo di legge affinché i cani lo siano vaccinati, quindi se si parla di essere in regola con le vaccinazioni, diciamo che formalmente è un'inesattezza, perché essere in regola presupporrebbe che ci sia un qualcosa di normativo che lo imponga per legge. Questo non è, anche se
andando a stilare un regolamento si può assolutamente inserire, è opportuno inserirlo, però dovrebbe essere più dettagliato, per cui io ho parlato proprio stamattina anche con i medici veterinari che agiscono in convenzione col comune, tra l'altro quelli del presidio veterinario del canile, e ho chiesto alcune informazioni su come poter inserire. Loro mi dicevano che intanto dobbiamo dare due parametri, il primo è quello del tempo, perché una copertura vaccinale deve essere fatta da non più di un anno, quindi essere in regola dovremmo specificare, quindi da meno di un anno essere vaccinati, e le vaccinazioni che è bene che i cani abbiano quando vanno in una sorta di assembramento, questa parola al momento è molto abusata anche, però va bene, quindi all'interno di un'area a sgambature, i cani che vanno a contatto l'uno con l'altro dovrebbero essere sottoposti ad una vaccinazione, non avere una copertura vaccinale su almeno tre patologie, che sono quelle trasmissibili, le patologie infettive, scimurro, leptospirosi ed epatite infettive, e per i cani sotto i 2 anni anche il parvovirus. Quindi, perché nel momento in cui noi diciamo deve essere in regola, dovremmo andare a specificare su quale tipo di vaccinazione essere in regola. Capisco che andarla ad inserire all'interno del regolamento un dettaglio di questo genere può essere complicato, però se noi diciamo deve essere in regola con le vaccinazioni, poi mettiamo in confusione il fruitore dell'aria. Qui questo è un primo appunto. Un'altra cosa sempre che andrebbe più dettagliato è all'articolo 4, quando si elencano tutti i proprietari accompagnatori hanno l'obbligo, è vietato l'accesso ai cani affetti da comprovate patologie. Comprovate patologie vuol dire un po' tutto, ma vuol dire anche niente soprattutto, perché un cane con 3 zampe è un cane con una patologia. Facendo un esempio pratico, però di fatto perché impedire ad un cane con 3 zampe di accelerare? Per cui io sostituirei con comprovate malattie infettive, perché ritengo che il presupposto della norma sia proprio evitare i contatti e passaggio di malattie tra cani, quindi comprovate malattie infettive e dei cani con secrezioni ematiche o purulente avevo pensato di poter inserire a variazione, proprio per specificare qual è il presupposto della norma per cui si impedisce ad un cane di accedere. Un'altra sempre nello stesso articolo, un po' prima viene detto i cani devono essere debitamente registrati all'anagrafe canina con microchip vaccinati, dobbiamo parlare muniti di collare, ok, con targhetta identificativa con nome ed un recapito telefonico del proprietario, che dal punto di vista pratico c'è sicuramente una sua logicità, però andare a imporre l'accesso a quei cani che abbiano la targhetta identificativa con nome ed un recapito telefonico del proprietario potrebbe sicuramente rendere la norma anche impugnabile in un certo senso, perché noi qui stiamo andando ad inserire l'obbligo di un qualcosa che va anche a ledere i diritti di privacy delle persone, perché il recapito telefonico del proprietario, il nominativo può essere durante la sgambatura del cane, può essere approcciato l'animale da chiunque che va a prendere dei dati del suo proprietario, quando già di fatto il microchip è quel codice identificativo che ci consente di avere tutti i dati dell'animale e del suo proprietario. Quindi INSI chiaramente presuppone una lettura da parte di un organo di polizia veterinaria e quindi una lungaggine eventualmente nel rintracciarlo, una lungaggine relativa, stiamo parlando di qualche ora. Per cui andare ad inserire l'obbligo della targhetta identificativa mi lascia un po' perplesso. Al momento mi fermerei qua su questi punti perché c'è anche qualcos'altro che vorrei dire, ma già penso di aver messo abbastanza carne al fuoco e rischiamo di perderci, quindi passerei la parola intanto. Posso intervenire?
Sì, prego, dottoressa. Allora, per quanto riguarda le vaccinazioni obbligatorie, cioè parvo, cimurro e rabbia, perché potrebbero anche esserci nelle aree sgambamento dei cani che vengono anche dall'estero, come è successo, hanno il permesso e lì sono obbligatorie le vaccinazioni, per esempio antirabbica, direi che questo aspetto sono d'accordo con l'ispettore, però potrebbe essere trattato in maniera più approfondita dall'ASP veterinaria, da un veterinario ASP che dà indicazioni più precise, anche perché esiste un regolamento di polizia veterinaria, esistono circolari ASP, e queste vaccinazioni parvo, cimurro e rabbia, compresa le varie etivalenti eccetera, che si fanno quando a 6 settimane, 8 settimane, in genere sono consigliate e sono presenti in tutti e 40-50 regolamenti che noi abbiamo visto degli altri comuni in tutta Italia, quando abbiamo osservato le buone prassi, abbiamo visto quali erano stati quelli approvati. Per cui, a prescindere dalle tre obbligatorie che sono parvo, cimurro, che sono importanti per un problema anche di contagio, io preferisco non esprimermi in maniera negativa o positiva, perché a mio parere si dovrebbe esprimere meglio e dare un'occhiata un veterinario dell'ASP con il suo parere ovviamente più competente del mio. Per quanto riguarda invece il discorso della targa, se c'è l'espressa volontà e c'è la targhetta, cosa che esiste già in tutti i regolamenti, e noi non abbiamo un regolamento tutela animali, quindi stiamo partendo dal basso invece di iniziare dalla tutela animali, perché anche nei regolamenti tutela animali che ci sono in tutte le città d'Italia, soprattutto nelle principali città, questo della targhetta è consigliabile, è previsto anche perché la polizia municipale o comunque le forze dell'ordine non possono stare continuamente in servizio a controllare il microchip, nei cittadini ce l'hanno, e spesso in queste aree di sgambamento vengono anche lasciati i cani o dimenticati apposta più o meno, e in genere sa, col passaparola ai vari gruppi, con il numero di telefono si riesce anche a rintracciare il proprietario, talvolta non ha neanche il microchip. Quindi direi che in qualche modo questa targhetta con il numero che è prevista in tutte le città, le principali città d'Italia, visto che poi viene messa per espressa volontà, è come se si fosse rilasciato un consenso, non mi risulta che ci siano state impugnazioni da questo punto di vista. Ora, un regolamento comunale può essere impugnato davanti al TAR, ovviamente è considerato illegittimo per le norme superiori che riguardano legge regionale, legge nazionale, circolari ministeriali, però questo della targhetta è una cosa che agevolerebbe anche il lavoro delle forze dell'ordine, anche perché non tutti hanno l'accesso poi all'anagrafe canina, non tutti hanno il lettore, e potrebbe, come succede in tantissimi casi, quando si trova il cane con un passaparola, una telefonata e magari il padrone lo sta cercando eccetera, si risolve il problema senza alcuna denuncia di smarrimento, perché altrimenti voi sapete che c'è l'obbligo di fare la denuncia entro 3 giorni, perché altrimenti si configurerebbe un abbandono, integrare il reato di abbandono. Quindi io questo della targhetta lo farei anche per agevolare le forze dell'ordine, le associazioni intervengono in genere in queste cose. Se è uno smarrimento, per esempio Villa Sperlinga, sa quanti ne hanno abbandonati o lasciati o dimenticati, e poi finalmente si è trovato il proprietario. Per quanto riguarda invece io volevo fare un piccolo accenno all'articolo 3. Trovo che il lavoro fatto, il vostro controllo da parte della commissione sia perfetto, anzi è stato integrato in maniera corretta per alcune cose, e mi complimento con voi. Ma volevo semplicemente puntualizzare all'articolo 3, mi pare, vengono riportate le efficaci sistemi di chiusura. Aggiungerei soltanto, quando c'è scritto doppio cancello in qualche posto, muniti di doppia chiusura, interno e esterno, perché il doppio cancello è una cosa e la doppia chiusura è un'altra. Spesso succedono litigi tra cani proprio perché non c'è semplicemente la doppia chiusura interno e esterno, e il cancello viene chiuso bene. Quindi questo della doppia chiusura basta semplicemente, non un cancello che si apre e chiude anche con una spallata o un bambino che passa, ma una doppia chiusura, basta semplicemente un piccolo ferretto come ci sono in tutte le altre. Questo per un problema di sicurezza, ma per il resto è scritto tutto bene. Doppia chiusura interno esterno è una cosa che è prevista dappertutto proprio per questi motivi di sicurezza. L'altra cosa che invece volevo dirvi, questo va bene il VET, è l'aspetto sanzionatorio, e qua chiaramente ci può i cani morsicatori. C'è una parte in cui viene detto alla fine che chi ha un cane morsicatore
certificato, ovviamente, perché devono essere certificati, deve mettere un cartello, perché anche lui ha diritto a passeggiare. Questo cartello se lo deve portare appresso la persona, direi che sarebbe meglio segnalare, gli mettere a disposizione un cartellino di legno, qualcosa, in questa bacheca, perché abbiamo detto che c'è la bacheca all'inizio, questo cartello con le norme, il cartello obbligatorio del riascambamento con le norme, e in questa bacheca potremmo aggiungere questo cordoncino, una targhetta di legno. Speriamo che non la rubino, però magari cerchiamo una formula per dire che ho disponibile o se la portano appresso, non è un costo eccessivo, perché mi sembra un po' improbabile, non c'è nessun obbligo di legge che dice comunque al proprietario di crearsi questa targhetta, ha degli obblighi sul museruola, sull'isolamento, ci sono altri tipi di obblighi, ma questo della targhetta, se utilizza l'area di sgambamento, la possiamo mettere a disposizione a livello di comune. E peraltro questo discorso dei cani aggressivi è presente anche nel regolamento esecutivo dell'articolo 4 come legge regionale, quindi non è una cosa superflua. Direi che anche la nostra legge regionale, quando parla nel regolamento esecutivo dell'articolo 4, parla di sanzioni, parla di queste razze aggressive, incroci. Anche se sono state abolite le blacklist, purtroppo ci sono ancora queste razze incroci, e nella nostra legge regionale ancora vigono alcuni obblighi da parte dei proprietari. Quindi semplicemente, se possiamo portarci, creare questo cartello, uno per cani morsicatori, basta uno, perché tanto uno alla volta difficilmente entrano altri cani. E con questo volevo anche chiedere, se possibile, in questa bacheca, area di sgambamento, se lo potete mettere in verbale, fare un po' più di spazio, perché potrebbe essere utilizzata anche per annunci e favorire, mettere degli annunci da parte delle associazioni di volontari che spesso si regolano in canile, per favorire le adozioni, mettere anche le adozioni per, ci sono tanti cani nel nostro canile municipale o altri cani in altri rifugi, e possiamo mettere accanto l'area di sgambamento, il cartello, uno spazio anche di 50 centimetri per far utilizzare ai volontari e alle associazioni per favorire le adozioni dei cani del nostro canile municipale. Così, con foto, con annunci, in maniera tale che possiamo anche cercare, anche con questo mezzo, di svuotare i canili e togliere un po' di spese anche al bilancio del comune. L'altro e l'ultimo aspetto, e poi mi taccio, è quello che riguarda l'aspetto sanzionatorio. Infatti per questo volevo parlarne con l'ispettore di Liberti e con il comandante Pace, con il quale tra l'altro ho avuto alcune riunioni già in passato per le nostre sanzioni. Noi come guardie zoofile utilizziamo in genere il prontuario della legge regionale, il regolamento attuativo dell'articolo 4, utilizziamo il PMR, il cosiddetto pagamento in misura ridotta, che viene previsto dalla legge 689-81, che utilizzano anche loro, infatti loro hanno specificato qua in questo regolamento, all'articolo 10, delle sanzioni, citando appunto il capitolo 1 e 2, che poi la legge 689, che anche noi utilizziamo, soltanto la differenza è che noi utilizziamo il pagamento in misura ridotta e non un minimo, un massimo. Quindi qua dovremmo metterci d'accordo, noi siamo ben lieti di utilizzare il vostro prontuario, avere quindi anche il vostro conto corrente, addirittura se poi il Presidente Inseriglio cerca di far destinare queste somme anche per il randagismo, le somme delle varie sanzioni, insomma saremmo anche felici e aiuteremmo anche il Comune Canili. Però dobbiamo metterci d'accordo con la Polizia Municipale, perché visto che le sanzioni le possono comminare le forze dell'ordine, Polizia Municipale e anche le guardie zoofile con decreto prefettizio, e lì vi pregherei di aggiungere il regolamento approvato dalla Questura, perché sono stata in Questura negli ultimi mesi più volte, e in Questura sono molto preoccupati, perché ci sono delle cosiddette guardie zoofile che si professano tali, che non sono in regola, che non hanno il regolamento approvato, e questa è una cosa molto grave, perché discredita le associazioni di volontariato serie, discredita le guardie zoofile serie, perché senza il regolamento approvato dal questore e l'accettazione delle prescrizioni eventuali che il nostro questore dà, queste guardie zoofile non potrebbero andare in giro, né in servizio congiunto né da sole. Quindi vi pregherei di aggiungere, quando parlate delle sanzioni, guardie zoofile con decreto prefettizio e regolamento approvato dalla questura, addirittura dal 1935, questo è un obbligo.
Per cui sono d'accordo per le sanzioni, posso seguire tutto quello che mi dice la polizia municipale, l'importante è che mi danno i dati, il conto corrente, il prontuario, e secondo me sarebbe meglio anche per facilità, per ricorsi e via, darci la possibilità di continuare a usare il PMR, che sarebbe praticamente il doppio del minimo. Sì, sì, il doppio del minimo, sì, questo lo interrompo, sì, anche perché con le 50 euro che prevederebbe il doppio del minimo di questa somma, quindi 50 euro, ci andiamo ad uniformare sia col regolamento di Villa e Giardini, che prevede all'articolo 56 per i cani lasciati liberi nell'aiuole sempre 50 euro di sanzione, e sia con l'articolo 672 del codice penale, oggi depenalizzato, per la malcustodia di animale pericoloso, sempre 50 euro è la sanzione in misura ridotta, per cui andiamo ad avere un'uniformità sanzionatoria, per cui va benissimo così come già è stato inserito, secondo me. Meglio anche perché ci sono meno cose burocratiche, anche in caso di ricorsi, sì, sì, sì. Il conto corrente ce lo fornirete voi, così sì, noi verbalizziamo, okay. Noi in genere quando facciamo le sanzioni diamo comunque anche un foglietto dove spieghiamo come si fa il ricorso, di comunicare sì, deve essere pagato la, o meno, perché poi noi facciamo le fotocopie e le andremo a consegnare al dottore Cassarà, al comandante Pace, perché stiamo facendo questo accordo per poter dare alla polizia municipale anche le altre nostre sanzioni, così man mano, se poi tra l'altro la legge regionale già consente di dare tutto al comune, ma a mio parere se questi soldi entrano direttamente alle casse comunali ancora meglio, per cui anche in futuro possiamo uniformarci ai vostri desideri, al vostro puntuario, perché noi siamo liberi di utilizzare sia l'uno che l'altro. Quindi in questo caso basta che il comandante ci fa sapere tutto quanto, i dati precisi. Io sono d'accordissimo e sono contenta che lei sia d'accordo per il PMR, perché intanto non abbiamo così un atteggiamento persecutorio, perché dobbiamo educare. All'inizio dobbiamo più informare ed educare. Che soprattutto che sia uniforme, non dobbiamo avere differenze. Sono d'accordo, perfetto, grazie. Non c'è altro. Volevo fare la risposta dal presidente incidendo su quelle mie proposte. Mi scusi, dottoressa Ornella Speciale, non ho sentito bene l'anno dell'approvazione in questura del regolamento. Allora, c'è una divisione PASI in questura, addirittura un regio decreto, che è del 1935. Tutte le guardie, okay. Ecco Zofi, le guardie particolari giurate che hanno determinate funzioni come le nostre, funzioni amministrative in base alla legge 79, EPG in base al codice penale, alla legge 189, quella che ha introdotto i reati sugli animali, devono avere il regolamento approvato dalla questura, oltre a tutti i provvedimenti della prefettura, quindi noi abbiamo omologazione di divise e tutto quanto, bisogna presentare il regolamento, perché ci sono le guardie venatorie, che noi ne abbiamo uno in particolare, perché avendo a potere anche di polizia giudiziaria, quindi interloquendo direttamente con comunicazione notiziariato con la procura, abbiamo un po' più obblighi. Allora il questore esamina, c'è un ufficio che si chiama divisione PASI in questura, esamina il regolamento e poi lo approva e ci dà eventualmente alcune prescrizioni. Noi abbiamo le prescrizioni che dobbiamo andare sempre, per esempio con la pettorina in divisa, ma i civili, il lampeggiante lo possiamo usare nella nostra macchina solo per casi di emergenza, se c'è un cane in condizioni e segnalare il pericolo, insomma ci sono delle norme precise, ma il regolamento è obbligatorio, deve essere approvato dalla questura, arriva un'approvazione al questore, il coordinatore firma per accettazione, lo notifica a tutte le guardie ed è un obbligo. Tutte le altre associazioni che non hanno provveduto, e lo so perché spesso mi chiamano anche dalle varie posti della Sicilia altre questure, non dovrebbero iniziare, non dovrebbero attivarsi come guardia d'ufficio finché il questore non andrà l'ok. Almeno noi abbiamo disposizioni dal Comitato Internazionale, perché siamo molto ligi e molto seri. Peraltro lo so perché io sono stata parecchi mesi in questura a collaborare, perché abbiamo guardato i vari regolamenti, perché ovviamente sono diversi a secondo se una guardia ambientale, ittica, venatoria, noi siamo ecozofile. Per cui io vi raccomando su questo, perché ci sono, e mi hanno chiamato più volte, delle strane guardie ecozofile che vanno con le manette, sfollaggenti, si sentono sceriffi, si comportano male con le persone, si voltano male invece di collaborare con le forze dell'ordine e chiedere aiuto quando è il caso, perché spesso è necessario, io collaboro spesso con i carabinieri, invece si sentono sceriffetti in città. Questo per me è un discredito, perché noi facciamo un'operazione culturale, informativa, di supporto, di aiuto, e cerchiamo anche di togliere lavoro inutile alle forze dell'ordine che sono impegnate a 360 gradi per tante altre cose, oltre che per quelle che riguardano gli animali. E invece queste persone, insomma, secondo me dovrebbero evitare di andare in giro con le manette, gli sfollaggenti, ecco, pensare più alla tutela degli animali. Ok,
grazie. Dottore Di Liberti, invece mi ricorda gli articoli 56 e 652, ho sentito bene? Sì, abbiamo detto, poi sì, vediamo la registrazione, non possiamo fare il riassunto, altrimenti così una videoconferenza dura 7 ore, se dobbiamo fare ripetere la cosa alle persone. Non ho sentito bene per i problemi. Lo capisco, però lo vediamo successivamente, diciamo, non mi sembra un metodo questo. Ok. Consigliere Randazzo, prego. È finito la dottoressa speciale? Sì, io volevo riepilogare i punti così potete darmi. Ah, prego, dottoressa. La prima risposta, Presidenza, inserirlo all'attenzione anche per questo, quando potremo parlare di regolamento tutela del comune, che è una cosa molto importante. Ci stanno veramente dietro tutte le associazioni animaliste a questa richiesta e ci esortano da tutta Italia. Dopodiché volevo chiedere se ci approva la bacheca, la doppia chiusura che è importante, e se poi può far vedere quell'aspetto che riguarda le vaccinazioni, perché è importante, soprattutto cimurro e rabbia, perché ci sono anche cani che vengono fuori da un vet ASP. L'unica cosa, tant'è vero che in questo regolamento io aggiungerei tra le varie norme di legge anche il regolamento di polizia veterinaria e le linee guida che sono state emanate dalla regione nel 2017. La legge regionale, ho visto che è stata citata, proprio per evitare che ci possano essere delle impugnazioni, proprio perché non abbiamo citato leggi che nella gerarchia delle fonti sono superiori. Basta inserire questi. Grazie, dottoressa. Prego, consigliere Randazzo. Sì, io non so se non ricordo il nome della polizia giudiziaria, chi è? Di Liberti. Dottor Di Liberti voleva aggiungere qualcos'altro rispetto ai punti. Diciamo di questi è discusso, abbiamo ampiamente, poi sarà compito della commissione. Dico, volevo aprire un'altra parentesi su quello che è l'utilità. Anche altra di un regolamento e della realizzazione delle sgambature. Questo in base alla nostra esperienza come polizia municipale. Noi siamo spesso, ormai quasi settimanalmente, chiamati ad intervenire su richiesta dell'ASP in riferimento agli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria, che impongono che tutti gli animali morsicatori vengano messi in osservazione. Quindi c'è un obbligo per i proprietari dei cani di portare in osservazione sanitaria al presidio veterinario del canile i cani che hanno morso, e vediamo che c'è una enorme casistica di morsicature in città, per cui se potessimo inserire un qualcosa che funga anche da educazione e prevenzione sui casi di aggressività dei cani, sarebbe utile, per cui andando un pochino magari sembrerebbe fuori tema, però anche su quello che noi abbiamo verificato, ad esempio nell'area che c'è accanto allo Stadio delle Palme, è molto utile e sarebbe secondo me opportuno che venisse inserito nel regolamento. Io avevo così conciso una modifica in questo senso, la vado a leggere, sono solo 3 righe. Allora, ove le condizioni lo consentano, verrà favorita la limitrofa installazione di spazi gioco per bambini, altalena, scivolo e similari, e o giochi di posizione, campo bocce, al fine di agevolare la socializzazione uomo-cane, con il fine di ridurre gli stimoli all'aggressività. In tale ottica può essere ben accolto l'intervento di associazioni, corporazioni e imprese private che possano anche favorire la realizzazione, andare quindi a un costo zero sugli oneri comunali. Perché appunto, qual è il presupposto? La vicinanza dei cani al vocio dei bambini, alle persone che si muovono, può in un certo punto di vista favorire la socializzazione dell'animale e la sua abitudine ad avere attorno a sé gente che magari ride, che gioca, che alza la voce, che si muove correndo, e disinibire l'abitudine del cane alla predazione, al morso di difesa e mutuamente dei bambini che giocano accanto ad un'area dove ci sono dei cani che corrono, con la possibilità magari di avvicinarsi in cautela, può abituare anche i bambini, quelli un po' più paurosi, che hanno genitori che
trasmettono le loro paure, ad avere appunto una cosiddetta socializzazione uomo-cane, che è quella che quando non c'è favorisce in tutto e per tutto il morso di difesa dell'animale, perché la maggior parte delle morsicature non avviene per aggressività, ma avviene per scarsa socializzazione e per paura dell'animale nei confronti dei cani. In parallelo c'è stata scritta da qualche parte la possibilità di occupare, sì, già ne parlava la dottoressa Speciale, a proposito del cartello da inserire all'accesso sul fatto che l'area sgambatura è occupata da un cane morsicatore, e se c'è la possibilità, magari in orari meno affollati, di dare la possibilità ai cani, ai proprietari di cani di tipo di pericolosità 2 o 3, che sono le massime, che vengono sancite dal, appunto, dal medico comportamentalista dell'ASP a seguito della messa in osservazione dei cani morsicatori, e vengono date delle prescrizioni, quindi spesso anche i medici veterinari danno come prescrizione che sia fatto un percorso rieducativo. Quindi se c'è la possibilità di ottenere per una mezz'oretta, un'ora massimo, l'area sgambatura in orari di poca fruizione ad uso esclusivo per favorire il percorso rieducativo di animali che già sono stati responsabili di episodi di aggressività, sarebbe molto utile. E quindi proprio vi avevo anche inserito un altro passo che io avevo conciso, lo vado sempre a leggere, scusate il tempo: è fornita la possibilità di ottenere l'area in concessione per la durata massima di un'ora, al fine di consentire sedute di addestramento orientate alla rieducazione e alla socializzazione dei cani morsicatori classificati in categoria 1, 2, 3. In tale circostanza il proprietario accompagnatore deve inoltrare richiesta scritta motivata al competente ufficio comunale, che disporrà le opportune prescrizioni su tempi, orari e modalità della concessione, in maniera tale da aprire anche una possibilità a chi ha un cane da rieducare, ma non avendo la possibilità di spazi dove poterlo fare, è costretto spesso a cedere il cane, a fare istanza al comune senso dell'articolo 9,2 della legge 15/2000, che non può, no, non può più detenerlo, e quindi con un aggravio di oneri per il comune stesso. Buongiorno a tutti. Buongiorno, consigliere Di Pisa. Ok. Va bene, quindi questi altri aspetti, la testa speciale vuole aggiungere qualcos'altro? Anche tiriamo le conclusioni. Direi che questi aspetti di cui ha parlato adesso l'ispettore sono molto interessanti e importanti, ma forse nell'area sgambamento potremmo mettere una cosa molto più stringata, invece affrontare questo tema nel regolamento generale tutela animali, e direi è veramente un punto importante. Hai ragione, ma ci sono i tecnici del comportamento che fanno questo tipo di analisi, e io eviterei di mettere a rischio nell'area sgambamento questo tipo di contatto bambini o adulti, perché basta comunque il singolo cartello, perché hanno tutti diritto a fare questa mezz'oretta di socializzazione. Quello che ha detto l'ispettore è sacrosanto, è vero, ma dovrebbe essere più oggetto di un regolamento tutela in generale, non nella singola area di sgambamento, perché sarebbe improponibile ogni volta chiamare il tecnico comportamentale. Io sono abituato un po', a noi anche in questo ambito, ad affidare ai tecnici le singole competenze specifiche. Io mi limito un po' a fare la guardia zoofila e quindi non entro troppo nel merito, però è giusto, come ha detto l'ispettore, che sia regolamentato in tal senso, sono importanti le cose che ha detto, ma nell'ambito del regolamento tutela. Forse l'ispettore vola ancora più in alto, quindi sarebbero cose da inserire nel regolamento tutela, e noi potremmo adottare quello dell'ANCI già approvato e che veramente parla di queste cose, lo possiamo anche migliorare sotto alla luce delle nostre esigenze palermitane, ecco. Mentre okay, nell'area scambamento sarei un po' più di... abbrivierei un po' la cosa. Aspetta, mi sembra convincente il ragionamento della dottoressa Speciale. Lei che ne pensa? Chiaramente forse si è inteso male. Quando io parlavo di area giochi per bambini, chiaramente sarebbero due cose separate con l'area scambamento. Nelle vicinanze, ma separate. Non parlo di fare giocare i bambini all'interno dell'area scambamento. Questo è che sia chiaro assolutamente. No, certo, neanche vicino. Io direi di fare una cosa comunque giustissima, quello che dice lei, ma farla affrontarla in regolamento, mentre è importante un altro punto che ha affrontato, questo di poter utilizzare la bacheca anche per gli avvisi che loro ricevono dall'ASP, come li riceviamo noi,
o avvisi informativi che riguardano norme di legge, per esempio per i cani morsicatori, perché in quel modo gli utenti potrebbero essere informati con semplici avvisi. Potremmo mettere anche norme di legge, applicare delle piccole note su quelle che sono le norme di legge vigenti, e così mentre si va là il cittadino controlla la bacheca sia per le adozioni che per informarsi delle norme vigenti. Ci sono alcuni, ve lo posso assicurare, in alcune zone della città che neanche hanno idea del fatto che i cani devono essere microchippati o che devono portarsi dietro il sacchetto per le deiezioni. Quindi queste nelle aree di sgambamento, questi piccoli avvisi, potremmo anche curarle noi, fare una cosa carina col disegno dell'animale in maniera tale da attirare l'attenzione, dico alle singole associazioni di volontariato, possiamo coinvolgere tutte le altre, mettere dei piccoli avvisi informativi e formativi per la popolazione, perché questo passaparola fatto in maniera così garbata spesso fa crescere anche la consapevolezza che esistono delle leggi. Magari la prima volta la sanzione non la facciamo, ma la seconda sì, la terza è recidiva e la quarta sì, come è scritto nel regolamento, proibiamo ovviamente l'accesso all'area sgambamento, perché se continuano a sporcare e non pulire, ovviamente sono cose previste al regolamento. Quindi usiamo un po' il bastone e la carota, soprattutto diamo la possibilità a chi ha i cani di utilizzare queste aree in maniera consapevole, e soprattutto informandosi sempre di più su tutte quelle che sono le novità, perché il cittadino informato sicuramente segue più le norme e agevoliamo anche le forze dell'ordine. Perfetto. Consigliere Landato, prego. Sì, io quindi volevo capire la dottoressa speciale, rispetto alla questione generale, di costruirle tramite il regolamento generale, ok. C'era una specifica che il dottor Di Liberti diceva rispetto alla possibilità di fornire o garantire a richiesta quei 30 minuti ai cani morsicatori. Rispetto a questo, lei la vede in qualche modo utile inserirlo nel regolamento, questo attuale, o la vede più come un qualcosa di generale da inserire dopo un momento tutti gli animali? Perché si fa riferimento proprio al fatto di garantire una finestra dedicata a richiesta a quei cani che hanno necessità di una rieducazione, che poi potrebbe passare ai proprietari, per dire. Che ascoltiamo l'ispettore, non ho capito. Io ho capito quello che ha detto il consigliere Nazzo, però io direi una cosa. L'ispettore ha fatto ovviamente delle valutazioni e ha proposto delle modifiche, così come la dottoressa speciale. Io direi, al fine di poter prendere ancora più contezza di quelle che sono le richieste o i ragionamenti comunque che sono stati fatti, se queste proposte possono inviarcele per iscritto, in maniera tale da facilitarci l'ultimazione del lavoro, diciamo, definire il regolamento. E poi ovviamente se ci sono delle valutazioni che sono discordanti, poi ovviamente saremo noi ad assumerci le responsabilità e capire qual è la cosa che secondo noi è più consona a quelle che sono le esigenze della città, fermo restando che, come avete visto, c'è massimo rispetto e massima voglia di apprendere da voi, che siete sicuramente persone competenti, tutto quello che ci state manifestando. Ovviamente su delle cose che magari, su delle contrapposizioni, saremo noi eventualmente poi a determinarci. Quindi ritengo che sia opportuno appunto che ci inviate, diciamo, le modifiche per iscritto, in modo da noi da poterne prendere atto poterle mettere in pratica. Okay. Se mi dà l'indirizzo, senz'altro. Io personalmente mi trovo d'accordissimo con tutto quello che ha detto l'ispettore, soprattutto nell'ambito sanzionatorio, anche nelle altre cose che ovviamente a mio parere dovrebbero essere esplicate in un altro regolamento. Comunque metterò per iscritto, sono soltanto 4 punti. Sì. L'unica cosa che riguardava essenzialmente era un concetto un po' più specifico dal punto di vista veterinario, che secondo me andrebbe fatto, data un'occhiata da parte dell'ASP. Per quanto riguarda i cani morsicatori, volevo aggiungerti, Toni, che il problema non è che i cani morsicatori hanno tutto il diritto di andare in giro, ma devono andare con la museruola. Quindi il fatto che utilizzino l'area di sgambamento è giusto, avete scritto tutto benissimo. L'unica mia perplessità è che ovviamente devono segnalare che deve stare solo, perché magari non è socializzato, e comunque con la museruola. Questo cartello,
metterò 4 punti, per il resto non ho nulla da dire su quello che ha detto l'ispettore, mi trovo assolutamente d'accordo con lui, ovviamente in alcune cose in questo ambito, altro in altro ambito, anzi penso che sia proficuo per una collaborazione futura. Ok, se mi date poi l'indirizzo email è quello della quarta commissione. Quello della quarta commissione, sì. Ok. Prego, ispettore. No, dico, ciò non toglie che in entrambi gli ambiti possano essere richiamati, in uno magari più dettagliato, in uno un po' meno, anche perché comunque l'avere contezza per il cittadino che esistono delle norme da rispettare, ma anche delle agevolazioni che l'istituzione gli pone, è utile proprio nell'ottica del fargli rispettare le leggi e di eventualmente intervenire su problematiche che gli riguardano personalmente, ma che rivestono poi degli aspetti sul vivere sociale. Perché noi abbiamo situazioni di cani che hanno ucciso altri cani. La cronaca anche recente ci parla di cani, di branchi di cani che hanno ucciso una persona. Una questo perché vanno in giro senza guinzaglio e nessuno li controlla, però. Sì, ok, d'accordo, ma come lei ha detto, noi non possiamo avere un carabiniere per ogni cittadino e di fatto non ce l'abbiamo, per cui quando il cittadino collabora tanto li aiuta. Infatti all'interno di un'area sgambatura o sgambamento sarà molto più difficile trovare delle deiezioni lasciate lì al contrario dei marciapiedi di tutta la città, proprio perché sarà l'altro fruitore dell'aria che quantomeno lo guarderà male, più spesso lo richiamerà alla raccolta. Appunto, quindi noi dobbiamo avere un cittadino che sia da un lato rispettoso delle norme, dall'altro si indigni quando il prossimo non le rispetta e lo richiami al rispetto, per cui io sarei per inserirle in qualsiasi opportunità abbiamo di riportarle a conoscenza i cittadini. Quindi se va bene, che ben venga il regolamento, fermo restando che già c'è, dico, andrebbe ampliato un'ordinanza che si occupa di tutela del benessere animale, a quale non l'abbiamo, è la 2795 dell'ottobre 99, è datata, è di 22 anni fa, andrebbe rivista e corretta sicuramente, se c'è tentato non si c'è riuscito, però già il fatto che nel 99 il Comune di Palermo, forse è unico in Italia, pensò di emettere un'ordinanza tutela del benessere animale, è già un buon avvio. A volte le cose così datate sono anche pericolose perché tra l'altro contengono molte norme che sono ormai illegittime. Sono leggi superiori che siamo andati avanti nel tempo. Il regolamento di polizia veterinaria è del 54. Sì, ma stiamo in un altro ambito, nell'ambito dell'ordinanza sindacale per regolamento animale, che c'è stato un universo mondo da antes dell'Unione Europea in poi, quindi sarebbe il caso di rinnovarla dal 99. Infatti sono pienamente d'accordo che va rivista, però intanto c'è e noi la applichiamo e c'è molto utile. Okay. Grazie ispettore, grazie dottoressa Speciale, chiedo ai colleghi se hanno necessità di intervenire. Ah, Presidente, io rapidamente, ovviamente a questo punto aspettiamo le indicazioni che arrivano da entrambi, che sono molto utili, e poi sarà oggetto di confronto sia in commissione che anche rispetto a chi oggi è stato presente, cercando poi di definirlo a questo punto in tempi rapidi. Se servirà un passaggio con ASP lo faremo, abbiamo il contatto con l'ASP veterinaria, e in modo da definire in tempi rapidi questo regolamento e provare a portarlo in consiglio. Una volta portato in consiglio, poi possiamo iniziare in commissione il lavoro sull'altro regolamento, l'altra proposta di regolamento, quella sulla tutela. Però prima vorrei in qualche modo definire questo, in maniera tale che viene messo all'ordine del giorno del consiglio comunale e poi lì diventa più un'attività politica di farlo approvare in consiglio. E noi nel frattempo poi in commissione iniziamo il percorso, se ovviamente siete d'accordo, ma ovviamente immagino che tutti i colleghi sono d'accordo, sul regolamento quello che poi abbiamo la base legata ad ANCI, diciamo, quindi sul regolamento sul benessere animale. Quindi solo questo, grazie. Intanto grazie a chi oggi è stato presente per il supporto che sta fornendo, ovviamente il tecnico, che è molto importante.
grazie a voi. Grazie. Presidente, mi scusi, rispetto invece alle, ai vaccini, alle patologie comprovate che noi abbiamo, diciamo così, accennato nel regolamento, dico, in questo caso è necessario, diciamo, un riscontro da parte di un veterinario, cioè dobbiamo comunque approfondire e inserire qualcosa di più specifico nel regolamento? Parlo dell'aspetto medico. E dobbiamo, come dobbiamo muoverci? Ma non potrebbe essere, scusami, come dire, questo un aspetto appannaggio dell'ASP, che in caso di controlli verifica tutto ciò che è obbligatorio, è necessario per il benessere dell'animale rispetto della comunità? Cioè entrare un po' troppo nello specifico anche medico... A parte è una riflessione che faccio ad alta voce, non è una riflessione. Io credo che faccia parte di un'attività di controllo eventualmente. Sì, ma, l'unico obbligo di legge sui vaccini è sulla per i cani che devono andare all'estero, devono avere l'obbligo del vaccino antirabbico. Poi non c'è un'obbligatorietà di legge. Può essere inserita nel regolamento, attenzione, però non, secondo me non può essere lasciata in generico. Obbligo, perché non essendoci l'obbligo di legge non verrebbe richiamato nel regolamento l'obbligo vaccinale, quindi dobbiamo essere specifici, andare ad inserire ad esempio l'obbligo della trivalente nell'ultimo anno, ma è solo un esempio questo, o della tetravalente, anche se per un vaccino è consigliato fino ai 2 anni, un altro è consigliato fino ai 5 anni di vita, sono aspetti di tipo veterinario, quindi è opportuno che ci possa essere un consulto con l'ASP presidio veterinario che diano delle indicazioni più precise, perché io, nella dottoressa speciale, come lei anticipava, abbiamo gli strumenti per poter essere dettagliati così quanto lo è il professionista. Però, ispettore, se non abbiamo obblighi di legge su questi vaccini, dico, perché noi dobbiamo limitare eventualmente la... No, aspetti, il problema è che io credo, siccome ho parlato con dei veterinari dell'ASP in occasione di una ultima riunione, che, però io chiaramente non vedo tutte le circolari ministeriali che vedono loro, ci sono cimurro, parvovirosi e rabbia per il discorso del passaporto se si parte, che dovrebbero essere considerati obbligatori, così mi aveva detto una volta un veterinario dell'ASP, però piuttosto che avere il parere di un singolo veterinario, per questo io auspicavo che l'ASP veterinario desse un'occhiata al regolamento, perché a me risultava, ma perché me l'ha detto un veterinario, io non sono un veterinario, che le cimurre e parvovirosi, siccome sono contagiose e possono chiaramente contagiare gli altri cani, vengono considerati obbligatori insieme alla rabbia, e sono 3. Ma ripeto, non è competenza di una guardia zoofila, perché noi abbiamo queste cose e li diamo come consigli, mentre ovviamente dovendo fare un regolamento, ragione ispettore, meglio facciamo dare un parere ufficiale all'ASP, perché a me i 2 veterinari hanno detto questo, però ovviamente è meglio sono cimurro, parvovirosi e rabbia. Ovviamente nei confronti degli altri animali, dico, noi non dobbiamo tenere conto, quindi ovviamente concordo con quanto detto al consigliere Randazzo, che appena riceviamo noi le vostre proposte di modifica, comunque le vostre correzioni, noi comunque facendo le opportune invitiamo eventualmente anche il dottor Arturi, che è sempre disponibile, e un passaggio anche con lui ce lo facciamo, in modo tale da avere una completezza a 360 gradi. Sì, è molto competente, bravo, sì. Va bene. Io pensavo proprio al dottor Arturi, che è sempre disponibile e competente. Sì. Infatti abbiamo detto le stesse cose con Cancilla, diciamo come impostazione, come percorso. Consigliere Orlando. Sì, grazie Presidente. No, io devo dire, mi trovo d'accordo con quanto è stato proposto rispetto al percorso da attuare ora nell'immediato, cercare
di concluderlo velocemente, proprio perché poi ci sono i lavori d'aula, tutto quello che comporta poi l'iter di approvazione. Quindi prima concludiamo, meglio è, nel senso che abbiamo più tempo. Quindi trovo utile avere un piccolo report da parte dei nostri ospiti con le loro proposte di integrazione, che noi chiaramente valuteremo con al solito con serenità e, come dire, con un'ampia visuale, come mano spero sia emerso dal regolamento che già abbiamo tutti posto all'attenzione. Appunto, così come abbiamo lavorato prima, concludiamo questo e avviamo il procedimento. Ecco, quindi attendiamo questi due piccoli suggerimenti da parte dei nostri ospiti e noi poi ci attiviamo subito. Io vi ringrazio tutti, la quarta commissione, il presidente in particolare, per l'interessamento per questa piccola cosa, che non è piccola perché ci teniamo in tanti. Quindi sì, non è piccola, tra l'altro mi scusi se la interrompo, dottoressa, mi perdoni, con le connessioni ogni tanto i tempi non sono quelli corretti di inserimento. Non è piccolo perché ogni regolamento di cui si può dotare questa città è un tassello in più per la convivenza civile e per il rispetto di tutta una comunità, perché anche quello dei cani non investe soltanto il benessere dei cani, che tra l'altro a noi interessa tutti, perché siamo tutti o possessori o lo siamo stati di animali da compagnia, quindi c'è un coinvolgimento personale, però se ne beneficia un'intera comunità. Certo, quindi, grazie mille. Quindi noi siamo ben contenti di essere stati coinvolti in questo progetto e speriamo proprio di portare a casa il risultato per la città, ovviamente. Grazie. Io concordo con la collega Orlando. Dottoressa Speciale, siamo noi a ringraziare lei, la dottoressa Anastasio, che ci avete coinvolto in questo percorso, e siamo felici di averlo fatto, e siamo sicuri, perché poi in questa commissione siamo, diciamo, ognuno di noi rappresenta un gruppo politico, quindi sono convinto che si troverà la convergenza affinché questo regolamento possa passare dal Consiglio Comunale nel più breve tempo possibile e trovare approvazione. Ringrazio anche il dottore Di Liberti, che non ha fatto mancare il suo supporto tecnico, che è stato fondamentale. Vi invito nuovamente a fornirci, appunto, quelli che sono questi suggerimenti, in maniera tale da poterle seguire quest'iter. Io mi auguro che entro la settimana prossima a questo punto possiamo mandare il tutto alla Presidenza del Consiglio per metterlo all'ordine del giorno. Se non ci sono altri interventi, vi ringrazio nuovamente ad entrambi, vi auguro una buona giornata e buon lavoro. Sì, se permettete vi rubo gli ultimi due minuti perché vi metto a disposizione anche la mia esperienza personale, che io la prima riunione tecnica in assessorato l'ho avuta nel 2006 su Area Sgambature, quindi affinché la montagna non partorisca il topolino sarebbe opportuno che ad un regolamento seguisse la effettiva realizzazione di parecchie aree in città, in maniera tale, perché non ci si può aspettare che la gente percorra chilometri in macchina per andare a fare sgambare il cane. Quindi, siccome la possibilità in città c'è di realizzarle, però il tutto comporta non solo un problema di tipo fattivo ed economico nella realizzazione in sé, ma vi posso dire, perché l'ho vissuta direttamente, in sede poi di realizzazione ci saranno una serie di problematiche, perché arriverà la sovrintendenza ai beni culturali a dire che la recinzione non può farsi a meno che non sia schermata con l'aiuola, Ville Giardini che comincerà a litigare con la RAP per chi avrà la competenza da un lato per togliere l'erba, da un lato per pulire, da un lato di andare a fare la manutenzione, il cone si tirerà fuori. Per cui è opportuno che ci sia anche preventivamente un protocollo operativo su chi deve fare cosa e su come devono essere realizzate. Ad esempio, su Villa Sperlinga, ai tempi, abbiamo avuto 2000 problemi dalla sovrintendenza per i culturali, perché lì c'è un vincolo. Lo stesso sarà a Villa Giulia, ad esempio. Però è bene che all'interno dei giardini pubblici, Giardino Inglese, Villa Giulia,
ci sia un'area sgambatura abbastanza ampia. Concordo ogni singola cosa che lei ha detto. Sono convinto che appunto poi ci sarà il cosiddetto scaricabarile, non compete a me, compete all'altro, ma io non lo posso fare, mi mancano le maestranze, non ho i soldi, non ho gli strumenti, eccetera eccetera, e su questo siamo d'accordo. Però mi permetto di dissentire sulla frase che le ha detto: la montagna partorisce il topolino. Mi spiego meglio. L'ho buttata lì. No, io lo capisco. Dico, per quanto mi riguarda, come detto dalla collega Orlando, intanto dotarci di uno strumento, di un nuovo regolamento, sicuramente è un passo avanti che fa la città ed è un senso comunque di civiltà e di vivere civile. Sicuramente rimarrebbe diciamo uno strumento che, se non abbiamo le aree di sgambamento, ovviamente è uno strumento che non avrebbe nessuna utilità. Io sono del parere che, concordando con quanto lei ha detto, perché sicuramente avremo tutta questa serie di problemi, e intanto muniamo la città di questo regolamento, dopodiché inizieremo a fare una serie di incontri. Ma le dico di più: siccome sono una persona molto pratica e molto realistica, io sono convinto che questa amministrazione non farà nulla di tutto questo in termini di trovare aree e sistemare, diciamo, sistemarle in maniera idonea allo sgambamento degli animali. Il problema è diciamo dare seguito a quello che abbiamo scritto nel regolamento, ma probabilmente tutti noi o qualcuno di noi sarà presente alla prossima consigliatura e si continuerà questo percorso. Dico, è comunque un inizio. Poi dico, noi possiamo pure non esserci, ma ci siete voi che sicuramente potete portare comunque avanti questo percorso avviato in questa sede. Quindi, Presidente, scusi, se solo un attimo. La cosa è risolvibile subito, basta che voi non stralciate gli ultimi tre righi dell'articolo 3 che noi avevamo messo, proprio perché in altre città, ha ragione l'ispettore, è successo qualche problematica sulle istituzioni delle aree residenziali. Noi abbiamo messo tre righe, quando c'è scritto tali aree verdi realizzate al comune mette a disposizione, non costituiscono varianti agli strumenti urbanistici vigenti, eccetera. Sono tre righe che, se voi non li eliminate come avete fatto nella bozza, dimenticavo di dire, secondo me è meglio metterlo, perché in quel modo risulta tutto compatibile ed è così noi ci preserviamo di eventuali contestazioni che potrebbero sorgere. In effetti, ce l'ho per iscritto, ok? Perfetto, questo è importantissimo in realtà. Okay. Va bene, così, perché in effetti non ha tutti i torti, potremmo avere qualche piccolo scoglio, ma non ha per niente torto. Io le avevo messe, inserito proprio per alcune città, c'è stato effettivamente quello che ha detto l'ispettore, si può realizzare, si può creare questo problema, ma con queste tre righe per cui tutto risulta compatibile e approvato si risolve il problema. Ma noi avremo problemi ancora più semplici che non riguardano lo strumento urbanistico, ma riguardano proprio la fattibilità delle cose, gli operai, le maestranze, i soldi per fare queste cose. Noi abbiamo problemi ancora più semplici che non riusciamo a risolvere. Questo lo sosteniamo all'articolo 3. Dobbiamo comunque iniziare un percorso, l'abbiamo iniziato, ci metteremo. Oggi è il giorno della memoria di Padre Puglisi. Padre Puglisi diceva sempre: se ognuno fa qualcosa. Noi qua stiamo facendo qualcosa, siamo sicuri che pian pianino riusciremo a fare delle cose comunque importanti, delle cose che possono essere d'aiuto a questa città, che in questo momento è veramente tanto martoriata. Presidente, posso aggiungere? Prego. Sì, ovviamente le preoccupazioni del... mi dimentico sempre il nome. Sono assolutamente condivisibili, perché è difficile fare qualsiasi cosa in questa città, ma non per questo possiamo rassegnarci a non fare più nulla, ovviamente. È il fatto di poter dotare questa città di uno strumento che è solo sulla carta, ma che ha un regolamento, quindi non è carta straccia, può consentire a chi verrà dopo di noi, se non saremo noi, o comunque a voi, alla polizia municipale, alla dottoressa speciale, di poter avere uno strumento per poter in qualche modo stimolare le prossime amministrazioni comunali future,
sia sul corretto utilizzo delle aree di sgambamento che nasceranno, sia sull'individuazione dell'area di sgambamento, appunto perché ci sarà un pilastro regolamentare che è stato in qualche modo incardinato nell'amministrazione comunale. Il rischio è attualmente che all'improvviso arriva un'amministrazione comunale che decida di investire nelle aree di sgambamento e quindi politicamente investono tutto quello che hanno nell'area di sgambamento e lo facciano senza uno straccio di regolamento, con i rischi che venga fatto tutto a casaccio. E siccome molte delle cose che qui a Palermo vengono fatte a casaccio, fermo restando le difficoltà, è bene che noi ci dotiamo di un regolamento, perché verrà un giorno l'amministrazione comunale che avrà più sensibilità rispetto al tema ed è utile che non lo faccia per maniera arbitraria o che lo faccia soltanto per poter dire di avere fatto l'esgambamento, ma che lo faccia con intelligenza e con un regolamento che è stato scritto da persone che conoscono le leggi e il settore. Quindi noi stiamo facendo un lavoro che stiamo consegnando alla città ed è assolutamente utile e importante. Grazie consigliere Randazzo. Ispettore, noi siamo perfettamente d'accordo con lei, non voleva essere un ce la siamo ci siamo capiti bene, ce la siamo presa quando lei ha detto la montagna per tirarci il topolino, questa cosa proprio non l'abbiamo gradita. Dico, al di là delle parole si capiva qual era il concetto, quindi sicuramente ci siamo intesi. Sì, si è capito, sicuramente. Grazie ispettore, grazie dottoressa speciale, noi se volete vi lasciamo liberi di continuare la vostra giornata lavorativa e vi auguriamo una buona giornata e un buon lavoro. Arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci. Perfetto, colleghi. Io devo dirvi che stamattina, come non so se voi avete già notato, avete visto la mail che è stata inviata per l'ennesima volta dalla presidenza, dall'amministratore unico di RAP. E ancora una volta, diciamo, l'amministratore non è disponibile a partecipare a questa seduta di commissione. Alla nostra mail c'è una comunicazione? Sì. Ieri abbiamo mandato l'invito. Purtroppo l'ho letto. Ancora, stamattina alle 7:40 ha risposto che non era disponibile perché aveva già preso impegni. Personalmente, diciamo, a questo punto mi ritengo molto infastidito e tra l'altro proprio la reputo una mancanza di rispetto istituzionale. So che molti di voi la pensano come me, mi riferisco al consigliere Randazzo che lo ha espresso. Ma scusami, perché non ho letto l'email, ma ha proposto un'altra data almeno per capire? No, non è disponibile, basta, non ha proposto un'altra data. Ma perdonami, collega, no, per sapere se dopo la quarta volta tu non mi puoi neanche proporre l'altra data. Mi devi dire io vengo, non ho un'altra riunione, rimarrò 5 minuti perché non mi sembra più giusto rimandare il vostro invito, eccetera, eccetera. Ma non è pensabile continuare in questo modo. Quindi Giovanni, io ti chiedo gentilmente, poi chi lo vorrà sottoscrivere questa mail non c'è nessun problema, personalmente ti chiedo di inviare una mail all'amministratore unico dove gli chiedi che prendo atto che per la quarta volta non accetta il nostro invito a partecipare alla commissione, la reputo una scortesia istituzionale che si va a sommare anche alla mancanza, al fatto comunque che non ci ha fatto entrare neanche al TMB, e che oggi stesso in Consiglio Comunale, dato che non riesco ad interloquire con lui tramite la commissione, oggi stesso in Consiglio Comunale sarà mia premura chiedere al Presidente del Consiglio di invitare lo stesso in Consiglio Comunale affinché si possano fare le domande che ognuno di noi necessita, ognuno di noi ha necessità di fare allo stesso amministratore unico, perché ormai è al comando della RAP da diversi mesi. Sinceramente non ho visto alcun miglioramento in città.
Vorrei capire quali sono gli obiettivi che si è prefissato. Ha parlato di concorsi e vorrei capire le modalità secondo i quali sta facendo i concorsi, perché non mi basta apprenderlo dai giornali. Quindi a questo punto, dato che volevamo, ed essendo pure la commissione competente igiene e sanità, volevamo interloquire un rapporto, volevamo intrattenere un rapporto con lo stesso di cordialità, per come questa commissione ha sempre fatto con tutti, dato che non posso non prendere atto che si tratta proprio di una scortesia istituzionale nei nostri confronti, sarà mia cura oggi chiedere al Presidente del Consiglio in seduta di Consiglio che venga invitato lo stesso amministratore unico in sede di Consiglio Comunale. Quindi ti prego, Giovanni, se la puoi inviare questa mail. Questa email, se posso, ovviamente la firmo. Chiedo che venga messo per conoscenza anche il socio unico del Comune di Palermo, quindi o il sindaco e l'assessore Marino. Assessore Marino, sì, certo. Chiedo che venga messo per conoscenza. Scusa, Gianluca, però dico, oltre ai mancati appuntamenti in videoconferenza, anche evidenziare, diciamo, il mancato accesso all'impianto di Bellolampo, giusto? Vabbè, quindi entrambe le cose, sì. Quindi, siccome la reputo in realtà proprio una scortesia istituzionale, io, visto che comunque lui non vuole partecipare alla seduta di questa commissione, dove tra l'altro ognuno di noi legittimamente ha una serie di domande da porre riguardo appunto a tutta una serie di iniziative che apprendiamo dai giornali, abbiamo sicuramente ognuno di noi viene pungolato dai cittadini per conoscere il piano di spazzamento quando verrà attuato, lo spazzamento meccanizzato, insomma tutta una serie di attività che la RAP dovrebbe fornire a questa città e che fornisce in malo modo. Quindi, dato che purtroppo quello che a cui auspicavamo noi non è stato possibile, a questo punto l'unico strumento che abbiamo è quello di udirlo in Consiglio Comunale. Quindi, Giovanni, me la fai questa gentilezza, se la puoi mandare subito questa mail prima delle 11, così poi alle 11 avrò modo di poter chiedere, chiedere la parola in Consiglio Comunale e dire quello che ho detto adesso. D'accordo, Presidente. Va bene, se non ci sono altri interventi, io direi di chiudere la seduta in maniera tale da poterci recare in Consiglio Comunale. E per i verbali, quindi la prossima volta? Sì, li votiamo la prossima volta. Va bene, bravi cari, quali sono i verbali che bisogna ancora approvare? Io chiedo scusa. Allora c'è il sopralluogo. Appena sono pronti la contatto, perché fino ad oggi sono con voi, domani c'è un altro collega. Appena sono pronti la contatto e mi mandate il Meet, cioè lunedì e martedì e oggi, perché quello di ieri devo vedere come organizzarlo, perché è stato lungo il dialogo e devo cercare di fare memoria di tutto quello che è stato detto. Va bene, perfetto. Arrivederci, io saluto a tutti. Sulla seduta. Vi auguro una buona giornata, arrivederci. Grazie. Buona giornata.